sarebbe un caccia. Un altro. È successo qualcosa e noi non lo sappiamo. Ragazzuoli belli, questa che stiamo percorrendo è una interstatale. La Interstate 15. Quanto durerà, Salvatore, questo viaggio? Il nostro navigatore ci dice almeno fino alle 7 di stasera. Calcolate che sono le... 2.47. Quindi ancora altre 4 ore. Finito qua. Siamo sempre in viaggio, questa volta guida Salvatore finalmente. Siamo in viaggio verso Page perché ha mollato il volante Marco, perché domani andremo all'Antelope Canyon. Ci tenevamo a dire una cosa: tutti gli stereotipi che si vedono nei film americani e che noi erroneamente chiamiamo americanate, in realtà sono situazioni realissime, a cominciare dai ragazzini stupidini un po' buffi che si vedono, puntarelli, che si vedono dietro ai banconi dei bar oppure a servire in quei negozi un po' sui generis, tipo le stazioni di servizio dove noi abbiamo incontrato uno. Ecco, ci sono, esistono le strade deserte dove di solito nei film si vede una macchina che cammina e alza la polvere. Esiste, ci sono, le abbiamo fatte, le abbiamo viste. Tutte queste figure, diciamo un po' folcloristici, in realtà sono reali. Tutto quello che si vede nei film è reale, è così ed è bellissimo. Qui stiamo attraversando un'altra zona, sembrerebbe desertica, fatta di colline arse dal sole, con qualche arbusto qua e là, ma è bellissima anche questo paesaggio. Abbiamo cambiato stato, non stiamo più in Nevada, siamo nello Utah. Siamo ospiti dello Utah. Errata corrige, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Questa sera camminerò sui ceci, mi fustigherò. E siamo in Arizona, non in Nevada, non nello Utah. Maestosità di queste montagne. Salvatore dice che sembrano cadere sulla strada, è così. Un'autostrada in un canyon. Dei film del vecchio West, dove i fiumi sembravano rossi perché frutto di effetti speciali, e invece no, esistono davvero i fiumi rossi. Questo è il Virgin River, che scorre qui in Arizona accanto alla Interstate 15. È impressionante vedere questo colore di acqua. Guardate qui da vicino. Non abbiamo resistito, ci siamo dovuti fermare. Noi dovremmo andare lì. Eccolo, il fiume rosso rosso. Siamo nello Utah. Salvatore faceva notare che questa chiesetta bianca sta benissimo sul rosso della montagna. Quello che diamo qui è lo Zion National Park. Questo dovrebbe essere. Eccoci alla Hurricane Valley. Allora Sal, cosa sto inquadrando? Allora, questo davanti a noi sono dei camper a noleggio che potrebbero essere utili per chi volesse fare un'esperienza di viaggio diversa, cioè in camper attraversare l'America invece con la macchina e fermarsi quindi nei classici hotel, prendere un bel camper e girare. E davanti al camion, al camper, c'è questa montagnetta in cui c'è un H incisa. Eccola! Non so a che pro. Siamo ritornati in Arizona.
la F. Utah di nuovo. Forse questo è il Johnson Canyon. Ecco il Glen Canyon. E breve cambiamo di nuovo stato. Wow. Arizona. Ragazzi, guardate che bel ponte. Vicino al ponte cosa c'è, Sal? La Glen Canyon Dam. Stiamo passando sul ponte che vi abbiamo fatto vedere prima. C'è la diga a sinistra. Io provo a inquadrare, ma... Buongiorno a tutti! Ciao ragazzi! Oggi stiamo andando a vedere Glen Canyon Dam. Ieri ci siamo passati con la macchina, eravamo un po' in ritardo e non ci siamo potuti fermare. Eccola qui. Ecco il fiume al di là della diga. Ecco un altro punto di osservazione al di là della diga. C'è il fiume, come vedete ci sono le barchette che possono essere evidentemente noleggiate. È tutto meraviglioso. Questo è il Visitor Center, Carl Hayden Visitor Center, sempre relativo alla diga. Ovviamente qui in America, se c'è una cosa bella da vedere, gli americani fanno in modo di fartela vedere. Al meglio. E hanno piazzato questa piccola terrazzina che ti permette di osservare benissimo il corso d'acqua che si ferma, la diga e il ponte su cui eravamo prima. Guardate che meraviglia da giù. Ma non credo si veda nulla. La vedo a malapena io. Guarda a destra che pure bello. Siamo arrivati a Page. È la strada per arrivare al nostro hotel. Questo qui è il Best Western. Noi l'abbiamo preso per Las Vegas e ci siamo trovati bene, sinceramente. Benissimo. Benzina. Quanto sta qua? 2,44. Qua c'è Pizza Hut. Dollar e tipo un discount. Qui c'è Strombolis, una pizzeria gremita. Ed ecco il nostro Page Boy Motel. Ci mettiamo la macchina dopo. Ecco l'insegna principale. Entra qua sotto, secondo te? Vabbè, mi perdo. Siamo appena sbarcati al Page Motel. Questa è la stanza. Pulita, carina, piccola. Ecco il frigo. Macchina del caffè. È la cosa figa, che la tenda dà sulla piscina. Questo è il bagno. Eccomi. Tutta l'attrezzatura. La vasca.